Ecco, noi Pippo Lafaggi, tecnico del Bocale Calcio, per Inter Forza c'è De Maier, per Soverato 1 per questo incontro. Allora, mister, un commento lo faccia lei, io domande non voglio fare. Il commento è stato un primo tempo ad una porta nostra, dove abbiamo preso una traversa, il migliore in campo è stato il portiere loro. Loro hanno avuto un prodominio tenendo palla, ma noi abbiamo creato 4 palle gol, una traversa, una grande parata del portiere e 2 gol mangiati assolutamente davanti a porta. Nell'unica azione dove hanno trovato la profondità c'è stato un mancato rinvio nostro, abbiamo preso il gol dell'1-0. Poi la partita del secondo tempo, secondo me, si è detto a protagonista l'arbitro, un arbitro scadente che non è di questa categoria, mi dispiace dirlo. Voglio aggiungere che secondo me l'episodio è condizionato, la partita è condizionata. Ha invertito tutto. E sull'espulsione il mio ragazzo Neri prende un cazzotto, il numero 11 verso, e viene ad espellere 11, il mio difensore che era distante 30 metri, Thomas Lopez. E falli invertiti, calcio d'angolo non dati, tira da fuori aria Sapone, viene deviato, non c'è il calcio d'angolo. Poi è chiaro che sull'1-0 loro in 9 e noi in 10 siamo sbilanciati, io ero senza difensore perché nel frattempo avevo fatto due difensori, avevo tolto due difensori per poter pareggiare la partita, non mi aspettavo certo questo evolversi. Poi loro in contropiede sono state brave, ma noi abbiamo fatto, secondo me, fino all'1-0 abbiamo fatto una grandissima partita, non abbiamo mai mollato. Certamente non meritavamo questo passivo, però buon per loro e complimenti a chi ha mandato quest'arbitro oggi, che veramente è stato un arbitro all'altezza, si è saputo comportare bene. Mister, posso fare solo una domanda? Allora, alla luce di questo passivo di oggi, vuol dire il Bocale ha un punto, diciamo, in classifica su 3 incontri. Ci essere preoccupante la casina pure. Non mi preoccupo, se perché se questa, se è l'espressione del gioco che è questo della squadra, non mi preoccupo assolutamente, perché la squadra l'hai vista anche tu oggi. Sì, ha fatto una grandissima partita mettendo alle corde per lunghi tratti della gara. Il calcio è questo, l'anno scorso non meritavamo vincere, abbiamo vinto, quest'anno non meritavamo di perdere, abbiamo perso, bisogna accettare. Io non accetto solo determinati argomenti, non determinato determinati atteggiamenti. Non accetto soprattutto chi deve garantire l'imparzialità della gara e che non l'ha rispettata affatto. Mi dispiace per l'arbitro, ma è stato a senso unico e non ce n'era molto. Questo io voglio dire pubblicamente, se la mia intervista vuol dire quella che ho fatto l'altra volta. Io accetto tutti. Ma non ho voluto offendere nessuno. No, assolutamente non ho offeso nessuno, io accetto tutto quello che dite, rispetto l'idea degli altri, assolutamente, però e noi qui l'anno scorso non meritavamo vincere, ma a Bocale quel giorno meritavamo di vincere 3-0 noi. L'hanno vista tutti in televisione, come oggi non meritavamo di perdere. Il calcio è questo, ma sul calcio non, sulla partita non, e a me mi danno fastidio alcuni episodi e soprattutto chi doveva garantire l'imparzialità in mezzo al campo non l'ha fatto. Con noi anche mister Fanello, che era anche la sua, ovviamente, mister, insomma, una partita dove il San Biase ha riscattato le due precedenti sconfitte. Io vorrei dire una cosa, secondo me forse un San Biase forse più cinico oggi che magari visto in altre occasioni, siete d'accordo con me? Sì, più cinico, anche se c'è da dire comunque che il predominio del pallone è stato quasi sempre, diciamo, nelle nostre mani. Siamo stati fortunati in un'occasione, anzi in due occasioni nel primo tempo, con due colpi di testa, un'ottima parata del nostro portiere su una traversa, però nonostante ciò diciamo che occasione per fare gol ne abbiamo avute anche noi. Poi la cosa che mi preme sottolineare è il fatto che comunque in la doppia inferiorità numerica siamo riusciti a trovare due gol, e questo è sinonimo comunque di avere alle spalle una buona squadra che deve continuare a lavorare, deve continuare a migliorare e che soprattutto non può permettersi cali di tensione. Ingiustificabile sicuramente il comportamento del nostro ragazzino quando numero 11 è espulso, e di questo sicuramente ne dovrà rendere conto. Per me, se non fate parola io, allora, siccome il mister della faccia ha detto solo una cosa, lui ha detto solo questo, che voglio dire a me, no, in questo possiamo parlare, cioè sì. Lui questo dice che ha condizionato la gara, secondo te, non diciamo il discorso, e questo non lo so perché non ho la sfera magica per capire per sapere se ha condizionato o meno la gara. Io posso soltanto dire che il mio giocatore non doveva assolutamente permettersi, verrà redarguito sia verbalmente che per quanto riguarda il suo rimborso economico. Questo è poco, come si può. C'è una multa di velocità, sicuramente non si transige. Un commento sugli altri risultati: il Sorella ha vinto a Bavalino 1-0, sì. E in pratica il Reggio Med e il Morone 1-1.
insomma, un campionato non è equilibrato, è equilibratissimo. Allora, un campionato sarà un campionato equilibratissimo perché ogni squadra possiede nella propria rosa 5-6 top player. E quindi sarà un campionato dove ogni partita non è. Non sono anche lo scaleo 4-0 ha vinto. Sono giochi di parole. A Cotronei, diciamo. Ecco. Sono. Ogni partita avrà una storia a sé. E dobbiamo lottare e migliorare tantissime cose perché c'è tanto lavoro da fare ancora.